Ringraziamo intanto il sindaco che non solo ci onora con la sua presenza, ma ci ha mandato gli operai per realizzare questa piazzetta, perché è stata realizzata dagli operai del comune. E la base di cemento è stata fatta pure dal comune, diciamo che ci hanno mandato il materiale. Noi invece ci abbiamo messo pure una manodopera all'inizio per fare la demolizione, perché all'inizio eravamo un po' in stand-by, che non si riusciva a iniziare questa piazzetta, anche se il progetto è un progetto. La richiesta di farla l'abbiamo mandata l'anno scorso, ma poi per varie vicissitudini abbiamo iniziato. Quindi abbiamo iniziato, la prima parte l'abbiamo demolita noi insieme a Salvatore Perri, insieme anche ai miei figli che sono messi lì a rompere, eccetera, eccetera. Poi insieme a Buon Capodanno, a DJ Chicco che si è prestato anche se di fare un po' il piano e tutto quanto. Le pietre ce le ha regalate Domenico Maria, quindi ringraziamo anche Domenico Maria. Una parte delle spese per il materiale, che ammonta il materiale intorno a 420 euro, ce le ha finanziate Sila Sole dei fratelli Federico, quindi di Palla Palla. Il sole qui è stato forgiato dal nostro Salvatore. E che altro? Poi ci sono altre persone che hanno collaborato, da Angelo Bitonti che ci ha portato via il materiale, a Maestro Luigi che da qualche parte è qui, che ha fatto il disegno, l'architetto Minardi che ha fatto il disegno circolare così, quindi per la disponibilità, l'ingegnere Luigi Scarcelli che è venuto a fare il sopralluogo, perché non è che l'abbiamo fatto così sportivo come qualcuno ha visto nel gruppo di Facebook, che rompavamo così. In mezzo c'è una lesione e quindi dice non è che rompe qualcosa, facciamo una rovina invece di aggiustare. Invece è venuto l'ingegnere a fare i calcoli, ha visto un po' le spinte, quello che c'era e ha detto che insomma, non c'erano problemi e abbiamo continuato. La piazzetta in realtà non è finita, questa è soltanto la base, perché poi qui è previsto ancora di mettere intorno a questa ringhiera, in ogni quadrante che c'è qui, un sole disegnato da un diverso qui artista del paese. Quindi ne farà uno Venturini che da qualche parte era qui stasera, Paolo che era là sopra, quindi ognuno disegnerà un sole, quindi anche per avere una certa comunione di un po' tutti insieme, da realizzare qui questi soli, un po' anche dei soli tribali, dei soli, un sole, ognuno lo disegna come gli pare. E qui in quest'angolo metteremo una scultura di arte moderna diciamo il tema sono le religioni, quindi ci saranno diversi simboli religiosi, fra i simboli induisti, quelli io oggi sono vestito, non a caso sono vestito da induista, altissimo, mi raccomando, e poi ci saranno i simboli musulmani, i simboli religiosi, la croce, ci sarà il simbolo ebreo, ci saranno diciamo tutti i simboli religiosi, chiaramente in cima ci sarà il sole, quindi non me ne voglia nessuno. Anche perché poi sotto il sole ci stanno tutte le religioni, tutti i simboli, il sole, c'è tutto intorno qui. Quindi, e quando sarà finita poi faremo un altro giretto qui con il sindaco, che inaugureremo pure quest'altra opera d'arte che spero che presto, per il 23 dicembre, sarà realizzata. Quindi sembra che ho dimenticato sicuramente qualcuno, pazienza. Andiamo al sindaco. Tutti pronti, Giuseppe dove sei? Non so se vuoi che abbiamo il fotografo. Potete ammirare la vista, che la bella giornata, guarda, anticipa già oggi l'occasione. Qui noi volevamo sistemare un po' questo muro qui, ma volevamo fare a nostre spese, ma ci vogliono intorno a 400 blocchi, il materiale, tutti i resti. Questo non ci vuole, va bene. Ma fai tutto il resto. Così non facciamo un po' di più. Quando facciamo pure più giorni? Questo peso non è rimasto.